Buongiorno, saluto i miei colleghi di governo, il presidente Anelli, il presidente Lagrande, tutti i vertici delle forze di polizia, il commissario Buttiglione e così anche i partecipanti al 37esimo corso. Io credo che questo sia un momento importante perché anche dalle relazioni, dai saluti istituzionali che sono stati portati prima di me, quello che emerge è la difficoltà che ognuno di noi ha avuto in questo anno e mezzo, circa due anni di pandemia. Io devo dire che quando è iniziato il governo a cui io sono stata chiamata a partecipare, è stato del settembre del 2019, io credo che nessuno di noi avrebbe mai immaginato assolutamente quale sarebbe stata poi la difficoltà di affrontare le situazioni che man mano si sono sviluppate davanti ai nostri occhi. Erano perché una pandemia, chi mai la... cioè, difficilissimo, cioè parliamo della forza della spagnola, ecco, mi rivolgo ai medici e ai professori che sono qui presenti. E allora scelte difficili che noi siamo stati costretti ad assumere in consigli dei ministri che duravano anche tanto e che ci hanno visto davvero impegnati. Tante volte abbiamo fatto riunioni nella sede della protezione civile proprio per cercare una sintesi di tante situazioni. E devo dire che oggi, se guardiamo indietro, volgiamo lo sguardo indietro, noi abbiamo fatto un passo in avanti incredibile e questo vuol dire che il governo ha saputo mantenere la barra dritta. Guardate che prendere decisioni così complicate come quelle che sono state prese anche prima degli altri paesi europei, di lockdown, di chiusura delle attività commerciali, ecco, ricordavamo Lorenzo Guerini quando abbiamo detto state a casa, non usciamo, quindi non si poteva uscire, perché per evitare la diffusione del virus. E sono state decisioni complicate, poi è arrivato il vaccino e tutti noi non vedevamo l'ora di fare questa iniezione che ci faceva sentire più liberi anche nei movimenti, così come ora non vediamo l'ora di farci la terza dose. E il generale Figliuolo che ha portato poi questo sistema effettivamente come un esperto anche in logistica è riuscito a organizzare un sistema di distribuzione. Certo, per quanto riguarda i medici, secondo me c'è ancora da fare perché tanta gente che noi lo vediamo in questo periodo, lo viviamo con il capo della polizia, con gli altri comandanti dei carabinieri, della finanza, delle altre forze di polizia, noi ogni abbiamo problemi anche per le manifestazioni perché sono rappresentate una percentuale che comunque è rumorosa, comunque crea problemi sui territori, comunque quando si parlava di bilanciamenti dei diritti c'è anche da parte mia, io ho emanato una direttiva, guardate che non è stato semplice ma era doveroso procedere perché anche qua c'è bisogno del bilanciamento di diritto e diritto a manifestare ma anche diritto alla salute pubblica. E quindi era necessario, considerando che non so quanti sabati di fila in varie città italiane ci sono state manifestazioni che hanno limitato il diritto alla mobilità, il diritto al lavoro, il diritto, gli altri diritti fondamentali e il diritto alla salute soprattutto. Siamo stati anche, io ricordo quando c'è stata una manifestazione a Trieste, a Porto, siamo stati anche criticati perché avevamo usato degli idranti per liberare il porto, ma anche lì era per salvaguardare anche il diritto al lavoro, perché c'erano persone che volevano andare a lavorare.
poteva intervenire diversamente. Quindi voglio dire che è stato un periodo complicato. Il governo ha mantenuto la barra dritta e il ministro della salute devo dire che ha fatto un grandissimo lavoro, e ugualmente il ministro della difesa con la sanità militare ci ha dato una grande mano anche a noi per quanto riguarda per esempio tutto il piano di vaccinazione anche per i migranti, che non è da poco. Ma permettetemi di fare un saluto particolare al dottor Cifrani e a tutti gli uomini e le donne della Direzione Centrale di Sanità che hanno offerto il loro contributo, le loro strutture consentire la vaccinazione anche ai cittadini che non fossero appartenenti alle forze di polizia proprio nelle loro strutture. E sono stati vicino a tutte le forze di polizia e quindi davvero hanno avuto un impegno non indifferente in questo periodo, quindi mi sento proprio di dargli un ringraziamento particolare in questa sede. E vorrei anche dire che in effetti il governo ha stanziato risorse notevoli certamente per la sanità, questo lo ritengo più che giusto perché tante volte negli anni è stato considerato che la sanità pubblica, senza tener conto poi che della sanità tutti poi vengono, cioè la sanità pubblica, i medici, i professori, il personale infermieristico, alla fine vengono tutti noi in un modo o nell'altro poi abbiamo la necessità di fare dei ricorsi e quindi che ci sia una struttura in grado di affrontare in tempo di pandemia, speriamo che passato questo momento poi di vivere più tranquillamente, ma sicuramente un paese forte come l'Italia deve avere anche una struttura sanitaria in grado di fronteggiare qualunque tipo di situazione. Però vorrei anche fare un riferimento proprio al Ministro dell'Interno, anche per le forze di polizia, perché se noi consideriamo tutte le manifestazioni che ci sono state in questo periodo, anche negli anni è stata fatta forse con non tanta, evidentemente in un momento in cui si parlava sempre di spending review e l'unico elemento importante era il risparmio. Forse ognuno di noi l'avrà vissuto nella propria amministrazione, però il risparmio non è che può andare a scapito di quelle che sono delle strutture portanti dello Stato e allora oltre che il comparto difesa e sicurezza, la sanità pubblica, io quello che rilevo, che ho rilevato con gli anni, che c'è stata una diminuzione degli organici anche delle nostre forze di polizia e oggi ne paghiamo anche un po' con le conseguenze perché in un momento proprio di pandemia, quando abbiamo manifestazioni di chi non si affida alla scienza e si affida invece a fake news o a notizie lette e interpretate a proprio modo e poi alla fine non abbiamo, cioè se avessimo delle unità in più, perché voi considerate soltanto la Polizia di Stato ha 10.000 unità in meno. E così voglio fare anche riferimento ai carabinieri e ai finanzieri, dove certamente anche lì stiamo facendo un piano per ripianare sia pure in parte, ma ripianare perché serve, quindi lo faremo adesso in sede di finanziaria, perché serve per affrontare queste situazioni difficili che abbiamo sul territorio, perché bisogna avere cura della salute, ma bisogna avere anche cura della sicurezza dei nostri territori, perché io ho sempre pensato che la sicurezza è la precondizione per lo sviluppo di un paese. Quindi se noi vediamo tutte un puzzle costituito da vari pezzettini, è certamente un pezzo importante e la
dalla sicurezza. Quindi vorrei dire che oggi il nostro Paese ha dato una grande prova di unità, una grande prova di organizzazione. Tant'è che oggi, se noi siamo così avanti, e rivendo i dati che ha dato il Ministro della Salute, 96 milioni di dosi sono somministrate, e allora se penso a questi dati, io penso anche che il nostro Paese ancora una volta è stato tra i primi paesi nell'affrontare situazioni difficili, ma è stato anche oggi, possiamo dire, un esempio, rappresenta un esempio per gli altri paesi che all'inizio sembrava che fossero avanti a noi, ma poi alla fine noi evidentemente con il nostro metodo, con anche capillare diffuso sul territorio, con tutte le nostre strutture che quando si dice uniamoci a corte, tutti insieme per uno stesso scopo. Ecco, questo poi il nostro Paese, ecco, di bello che c'ha, che è questo, nel momento di difficoltà, anche se sembra che tante volte siamo in ritardo, lo vediamo anche nel quotidiano. Poi quando c'è l'emergenza non so com'è che facciamo, ma noi riusciamo poi a fare quel salto in avanti che poi ci consente. Forse proprio l'emergenza è quello che a noi ci dà quella carica in più, senza esagerare, vorrei dire, però quella carica in più per poter poi affrontare tutto con grande determinazione. Quindi davvero grazie per questa opportunità che avete dato a noi anche come governo, secondo le varie componenti qui presenti, ma per fare in modo che ognuno di noi abbia potuto esprimere il proprio compiacimento e il proprio ringraziamento a tutte le componenti del comparto difesa e sicurezza, alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi ancora un grazie ai colleghi con cui abbiamo condiviso tante esperienze, che credo che queste esperienze vissute ci hanno fatto sentire ancora più uniti, perché si è creata anche una particolare amicizia, perché prendere, diciamo, condividere momenti così credo che è davvero complicato. Grazie a tutti e buon lavoro per la giornata di oggi.